Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Buon anno, tanto per cominciare, buon anno. Ci sono delle luci inquietanti oggi, metà verde, metà rossa. Non so come filtrerò questo video, ma comunque c'è una situazione di luce piuttosto creepy quest'oggi. Vabbè, ce ne frega niente, dopotutto qua parliamo di horror, un video sì e l'altro no. Però, facciamo una cosa. Questo è un video particolare. Innanzitutto, auguri, buon 2017. È finito sto 2016, molti se ne sono lamentati. Io sono tra quei pochi che invece ha benedetto il 2016. Sono successe tante cose in quest'anno. Tante soddisfazioni qui su YouTube, tante soddisfazioni sul lavoro, tante soddisfazioni nella sfera privata. Per me il 2016 è stato un anno meraviglioso, forse uno degli anni più belli della mia vita in assoluto. Non me ne vogliano quelli che là fuori se la sono passata male nel 2016 perché è stato un anno catastrofico per tantissimi. Ma tant'è, ragazzi, a me è andata bene. È sempre così, la mia vita è così. Quando tutti esultano io soffro, quando io esulto gli altri soffrono. Non lo so perché, non riesco mai ad esultare insieme agli altri. Comunque, questo è un video particolare, è il primo video dell'anno in effetti e lo giro anche per avvisarvi di un paio di cose. Uno, il prossimo video che farò sarà su Rick e Morty. In realtà non è che lo farò, è già stato fatto, è già stato girato, devo soltanto montarlo e caricarlo. Però ho premura di far uscire prima questo video perché ho preso un impegno con una personcina tanto gentile che mi ha fatto l'onore di mandarmi un botto di roba perché Amazon mi vuol bene. Siccome io su Amazon spendo un botto di soldi tutti i mesi, cioè non è un mistero, ve lo dico sempre, che tutti i soldi di questo canale, che guadagno con questo canale, finiscono in Blu-ray, DVD e queste cose, Amazon mi ha detto: guarda, visto che tu compri sempre sta roba, mo ti mando qualche cofanetto. E con qualche cofanetto io non mi aspettavo un bordello di roba, ma mi hanno mandato un bordello di roba e ve la faccio vedere perché magari vi può interessare. Allora io parto con la cosa più normale che mi hanno inviato, ma mi hanno inviato tre bibbie, perché sono bibbie, di questo tipo: Universal, Paramount e... ragazzi, pesano veramente un bordello. E Sony. Sono tre mega cofanetti, sono giganteschi e appartengono alla stessa collana, nonostante siano case differenti, la collana è la stessa, la grafica è la stessa e il box è lo stesso. 10 anni di Blu-ray disc. Praticamente qua dentro ci sono un fottio di film in Blu-ray della Paramount, della Universal e della Sony. Ora, sono molto lieto. Ma mi piacciono tutti quanti, ce n'è uno che è pieno di musical, non mi ricordo se è quello della Paramount o quello della Universal, però ci sono un botto di musical, a me il musical proprio non piace, è un limite mio, non riesco a guardarli, mia ragazza è tutta contenta, però insomma non ce la faccio, ma sono felice di una cosa, posso recuperare alcune chicche che non ho mai visto. Per dire, la trilogia, o quadrilogia, no, penso sia una trilogia del professor Langton, ovvero Il Codice da Vinci, Angeli e Demoni e Inferno, mi manca, nel senso che ho visto Il Codice da Vinci, ho visto Inferno, mi manca Angeli e Demoni. E guarda un po', qua ci sono i film del professor Langton, quindi mi guarderò Angeli e Demoni e magari poi vi porterò pure un video per parlare di questa trilogia, che devo dire, a me non è che fa impazzire, però capisco perché tanti ci si siano affezionati. Ma cosa ben più importante in questo cofanetto della Sony: Whiplash. Quanto volevo comprarmi sto film e mi dimenticavo tutte le volte. Mi dimenticavo. Questo è un film che secondo me mi farà impazzire, perché ho visto delle sequenze su YouTube, ma brevissime, ed è girato in una maniera mostruosa. Ragazzi, vorrei farvi vedere come è fatto dentro, anzi ve lo faccio vedere, perché immagino che è per quello che mi abbiano mandato sti cofanetti, perché insomma non è che mi regalano sta roba a cazzo di cane, volevano che li mostrassi in un video naturalmente. Allora, quello di Sony, ci sono un botto di film che non conosco. Across the Universe non l'ho mai visto, Angeli e Demoni va bene, Big Fish, questo è il mio film preferito di Tim Burton in assoluto, Codice d'Onore, film con Demi Moore e
E Tom Cruise, non so se avrò mai il coraggio di vederlo. Django Unchained, vabbè, mi è piaciuto molto. Dracula di Bram Stoker, prima o poi vi parlerò di questo film, di questa brutta violenza che ha fatto Coppola al personaggio di Dracula, perché di questo si tratta, secondo me. Easy Rider, cioè, allora, sono 10 anni di Blu-ray, scritto qua, ma non è che sono Blu-ray tratti da film di 10 anni fa, perché Easy Rider è degli anni 70, e ci sono film molto vecchi, c'è anche Fury, che mannaggia al cazzo, l'ho comprato in Blu-ray ma non ancora riesco a vederlo. E poi ci sono incontri ravvicinati, Lawrence d'Arabia, figuratevi se sono 10 anni, Lawrence d'Arabia, ragazzi, il patriota, quello con Mel Gibson che non vedrò mai neanche sotto tortura, 7 anime, sto film non l'ho mai visto, ma comunque ciò che mi interessa più di tutto è alla fine Whiplash. Questo qua, ragazzi, me lo guardo al volo, appena ho una giornatina libera. Me lo guardo al volo, a parte il fatto che devo prima guardarmi una merda, ma non ve ne parlo adesso, non vi faccio neanche spoiler, ma mi è arrivata una schifezza, non avete idea. E va bene, e questi qua sono 3 cofanettoni giganteschi con tutta questa roba. Poi mi è arrivato questo, che sono contento di avere, il cofanettone di Supercar. Ve lo ricordate, con David Hasselhoff, quest'uomo che parla con la sua macchina, ma non è malato di mente, la macchina parla davvero. Supercar è una serie che quando ero ragazzino skippavo, cioè quando guardavo un fotogramma di questa roba qui sapevo che dovevo prendere il telecomando e passare al canale successivo, anche ci fossero state, non lo so, ricette di cucina, avrei preferito. Però questo è un pezzo di storia, mi fa piacere averlo, non so se lo guarderò mai, sia chiaro. Poi mi hanno mandato, tra l'altro sia in Blu-ray che in DVD, il cofanetto di Breaking Bad. Ce l'ho perché, nel senso che io ho Netflix, quindi Breaking Bad è tutto lì su Netflix, però questa è un'edizione molto bella che addirittura contiene delle chicche pazzesche, dei piccoli concept per le scene, degli stralci di sceneggiatura, le abbiamo viste adesso, c'è la mia ragazza, me l'ha fatto notare, ha detto guarda che è fichissimo, c'è tutta questa roba qui, lei Breaking Bad non l'ha mai visto, quindi potrà recuperare senza dubbio. E bella, una bella edizione, non so, vorrei dirvi qual è la qualità video di queste edizioni, ma per l'appunto non ho ancora visto nulla, mi sto limitando al box che ho davanti e a qualche piccola chicca che c'è all'interno, quando c'è. Potevo non farmi mandare questo, Indiana Jones, potevo non farmelo mandare? No, anche perché questi sono film che io ho visto una volta soltanto, quando ero ragazzino, quindi voglio recuperarli tutti quanti. Indiana Jones sarà presto recuperato, non è che ci faccio un video, perché fare un video su Indiana Jones, cazzo, è come fare un video per parlare del pane, cioè, lo conoscono tutti. Back to the Future, Ritorno al Futuro, è un'edizione pazzesca, a quanto pare, perché c'è un bonus disc con... Christopher Lloyd torna nei panni di Emmett Brown. Ah, ok, c'è un cortometraggio addirittura, extra. Restauro della DeLorean, ritornando su Ritorno al Futuro, una retrospettiva in 9 parti che descrive l'impatto della trilogia sull'immaginario collettivo. Cioè c'è proprio un documentario intero, oltre alla trilogia. Anche questa è una cosa che ho visto una e una volta soltanto. Quindi lo recupero piuttosto piacevolmente. Ghostbusters 1, 2 e 3. Distrattamente guardando questa copertina ho detto, ah, include i 3 film della saga, vabbè, almeno non c'è quella merda di quello. No, erano 2 film. Perché c'è un terzo film? C'è anche quello nuovo. L'ho visto. Ne parleremo, raga. No, voi non avete idea di quanta roba dobbiamo spulciarci quest'anno. Io pensavo di non avere argomenti alla fine dell'anno. Ho detto, madonna, ho parlato di tutto quello che ho visto, non mi rimane più niente. Sono stato riempito di film, punto primo. Secondo, Fabrizio, mio amico Fabrizio, pericolosissimo, mi ha regalato un pacco alto così di film di merda. Preparatevi a un 2017 scoppiettante, perché di porcate ne abbiamo tantissime. Ad ogni modo, questi film li ho visti. 1, 2 e 3, perché la mia ragazza non se li ricordava proprio. Il terzo, vabbè, l'abbiamo visto tutti e 2 per la prima volta e mai più lo rivedremo. Però, 1, 2 e 3 di fila. La qualità è veramente bellissima, cioè... Si respira l'aria antica dei film, però te li godi tantissimo, cioè sul televisore 4K, oh, bellissimo, veramente io mi sto drogando di alta risoluzione, difficilmente torno al DVD. Infatti
gentilmente mi hanno mandato anche di Breaking Bad, anche di questo, e anche di un'altra cosa, adesso ve la faccio vedere, l'ultima. Mi hanno mandato anche i DVD, però li ho regalati a qualche mio amico che aveva che cercava queste cose, perché io i DVD non li guardo più. Su una TV 4K, l'avete mai visto un DVD? Lasciate perdere, non ci provate neanche. Bourne. Io non ho mai visto un solo film di Bourne, però il mio ex professore di storyboard, che io saluto, ovvero Antonio Sarchione, è una vita che mi dice: guarda, ti vuoi vedere le scene d'azione girate con i controcazzi? Guardati Bourne. Va bene, guarderemo questi Bourne. Penso siano... quanti film sono? 1, 2, 3, 4, 5. Sono 5 film su Bourne. Va bene, piano piano ce li vediamo tutti quanti, magari ve ne parlo, però penso che sia molto conosciuta, sono io che non li ho mai masticati, ma sostanzialmente credo che sia una serie abbastanza conosciuta. Questa non l'ho ancora aperta, è ancora in celofanata, quindi vi farò sapere se dentro c'è qualche chicchetta, essendo un'edizione Steelbook. Di questo mi avevano mandato due edizioni, un'edizione Blu-ray e un'edizione Blu-ray Steelbook. Vabbè, vi faccio vedere la Steelbook, perché è quella più prestigiosa. Va bene, c'ho veramente un botto di cose da vedere, da recuperare, più che da vedere. E vi farò sapere se ci sono cose particolarmente interessanti nei mega cofanettoni della Paramount, Universal e Sony, perché magari c'è qualche film che io proprio non conosco, ma è bellissimo, io che ne so, non ne ho idea. Comunque, il prossimo video sarà quello su Rick e Morty, e ci sarà sia Rick e Morty e sia lo spoiler di Martyrs. Cioè, prima ci sarà Rick e Morty e alla fine del video ci sarà lo spoiler di Martyrs, perché molti me l'hanno richiesto, vogliono sapere esattamente quali sono le cose che mi sono piaciute. Quindi ho unito le due cose in un solo video. Ho la voglia matta di fare una live, perché devo parlare di un argomento, devo parlare di una cosa importante che mi preme tantissimo, perché in questo periodo la gente sta impazzendo, sta diventando completamente matta. E c'è questa questione della recensione, del recensore. Io faccio una live di un'ora e parliamo di cosa significa recensire un prodotto, chi è un recensore, se esiste un recensore professionista e se esiste un recensore professionista, come mai due recensori professionisti possono avere pareri diametralmente opposti? Chi è il professionista tra i due? Chi promuove questo film o chi lo stronca? Chi è il professionista? Non lo so, ne parleremo in una live, perché c'è molta confusione in merito e ho notato che è un argomento al quale molti si aggrappano disperatamente pur di sottrarti credibilità, questa cosa del recensore, no? Io l'ho sempre detto, non esiste un recensore, esiste il tuo recensore. L'ho già detto in un altro video, non mi va di ripetermi, ma in questa live toccherò anche questo argomento, perché la gente fa finta di non sentire, e allora io ne voglio parlare. Questa live si farà sicuramente a breve, prima del 9 gennaio, quindi verosimilmente anche il 3, il 4 pomeriggio potremmo fare una bella live per parlare di queste cose. Vi ringrazio molto dell'attenzione, noi ci vediamo al prossimo video.